L'UGL alza la voce, forte la contrapposizione con i vertici di Ambiente, la società che si occupa della pulizia della città di Pescara. In una nota diramata a fine dicembre, Ambiente sottolinea che nell'ultimo periodo si è verificato un aumento di assenze di personale nell'organico per malattie, infortuni, quarantene, eccetera. La carenza interessa maggiormente la raccolta, di conseguenza i servizi programmati potranno subire ritardi. Così il segretario regionale dell'UGL, Gianna De Amicis. L'UGL lo dice in modo forte e chiaro, direi inequivocabile, Gianna De Amicis, se la raccolta dei rifiuti non va come dovrebbe in questa città, non è colpa dei lavoratori. Certamente è ingeneroso dare la colpa ai lavoratori. In questo momento in cui c'è una recrudescenza della pandemia, per cui molti sono assenti proprio perché o personalmente o per i familiari sono costretti ad avere la quarantena che è obbligatoria, poi abbiamo un altro problema in questa azienda, che piovono come se fossero coriandoli le contestazioni disciplinari. Anche qui noi riteniamo che il regolamento interno, che non è stato approvato dai sindacati, funga adesso da Vangelo per le contestazioni disciplinari. Una buona parte di queste contestazioni disciplinari poi sono nulle. Credo che ci sia un dispendio forte di denari da parte dell'azienda, anche perché ad ogni contestazione disciplinare abbiamo la presenza dell'avvocato dell'azienda. Cioè, io faccio sindacato da un po' di tempo, la presenza dell'avvocato, che oltretutto viene pagato, non è sempre indispensabile, se non in taluni casi. Per Gianna De Amicis c'è da rivedere l'organizzazione della gestione aziendale. Non bisogna aver frequentato la Bocconi per sapere che aumento di assenze, contestazioni disciplinari sicuramente non sono un fattore positivo dell'organizzazione. Probabilmente c'è qualcosa da rivedere. Ci sono, insomma, posizioni contrapposte. Si può trovare una sintesi, un equilibrio tra l'azienda, naturalmente, e il sindacato? Certo, questo non è un sindacato che va contro, è un sindacato che cerca di fare delle proposte. Mi dice una proposta? Di rivedere un organigramma che sia chiaro, un piano industriale che ci dica chiaramente come stanno le cose, soprattutto vedere proprio sul personale chi fa che cosa, come lo fa, quando lo fa.